Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e gli chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al tuo ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». E Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il poeta romano ironico Trilussa ha una poesia curiosa che dice così: «Una lumachella che era strisciata sopra un obelisco de Roma guardò la sua scia de bava e disse: "Già capisco che lascerò un'impronta nella storia". Quanta bauscia caratterizza la nostra vita, proprio come la scia che pensava di lasciare quella lumachella sull'obelisco di Roma. E è quello che succede nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Uno che si crede sapientone provoca Gesù: «E chi è il mio prossimo? Vivere come? Dio, alla fine, cosa vuole?» Secondo Gesù, per godere basta imparare a dire grazie. Per realizzarsi basta lasciarsi mettere in questione. Per trovare pace bisogna accettare e ammettere il proprio limite. Certo, noi tutti siamo convinti di quello che dice Gesù: ama il prossimo. Il problema è che noi lo interpretiamo alla nostra maniera, e lo interpretiamo sempre o spesso nel senso di successivo, cioè ama il prossimo, ama il prossimo, grazie, quello dopo, non questo, amo il prossimo. Ma non è proprio quello che dice Gesù. E proprio perché questa è la nostra abitudine, c'è un dettaglio in questo brano di Vangelo curioso, ma in cui ci sta tutta la nostra storia. Perché è essenziale in questa parabola è l'ambientazione. Si dice: scendeva da Gerusalemme a Gerico. Scendeva innanzitutto, cioè il protagonista è uno che va giù anche di livello. E quella strada da Gerusalemme a Gerico implica un restringimento dell'orizzonte, perché si passa dalla montagna alla pianura, dal tempio, dalla città del tempio di Dio alla città del mercato dell'uomo, dall'ordine al caos,
dalla pace e dalla tranquillità di Gerusalemme al rumore dell'oasi di Gerico, dalla spiritualità alla materialità. È la strada della vita, quando e sulla quale procediamo presuntuosi e spavaldi, e sulla quale poi a un certo punto di colpo ci si trova a terra, a pezzi. E proprio qui, su questa strada, arriva la provocazione anti-bauscia di Gesù, perché su questa strada il fulcro non è il samaritano bravo, ma è il bastonato livido. Il vero protagonista non è il samaritano che lo aiuta, ma il vero protagonista che c'è sempre è il bastonato livido. Noi abbiamo sempre la tentazione di vedere noi stessi e di porre noi stessi nella posizione buonista del samaritano, quello che fa qualcosa o che deve fare qualcosa. Ma se guardiamo la nostra vita dentro questa parabola, ci rendiamo conto, se siamo un po' schietti, che molto più spesso che il samaritano che aiuta, noi siamo nella parte dei briganti. Siamo nella parte di coloro che legnano gli altri, rapinandoli della loro dignità e della loro verità. Quante volte scippiamo la verità degli altri interpretando le cose a modo nostro, perché gli altri devono darci tutto quello che hanno e tutto quello che noi vogliamo, esattamente come quei briganti, e se non è così, legnate. Ma Gesù dice che c'è un altro modo di bastonare, un modo molto più sottile, che è quello dell'egocentrismo. È quel modo di bastonare che è l'essere centrati solo su se stessi, sul proprio punto di vista, è lo sguardo sprezzante a cui non interessa quello che l'altro prova, non mi interessa come sta l'altro, io non mi metto in questione, vado dritto per la mia strada, come il sacerdote, come il levita. Proviamo invece oggi a metterci al posto del protagonista. Proviamo invece anche noi oggi a mettere al centro la nostra debolezza, il nostro incappare in quegli errori che sulla strada del quotidiano ci lasciano sanguinanti e accasciati sul ciglio della quotidianità. Se mi guardo così, mi accorgo incredibilmente di quante attenzioni ho ricevuto proprio da chi non mi aspettavo, di quante attenzioni ho ricevuto nella mia vita proprio da chi avevo magari considerato male. Nella vita, come in questa pagina di Vangelo, a fare il bene non è chi ci si aspetta, come i nomikos, si dice in greco, gli uomini delle definizioni, i ben pensanti dei principi irreprensibili, come il dottore della legge da cui parte il racconto di oggi, oppure gli uomini delle definizioni come il laico impegnato nel sociale, il levita, oppure appunto come il sacerdote. Quante volte la rigidità verso gli altri nasconde una mollezza verso se stessi. E invece, proprio chi è rigoroso e schietto con se stesso, vedendo se stesso, diventa misericordioso e comprensivo con gli altri. E quando è così, ti rendi conto che chi fa il bene e chi fa bene in questa parabola è uno che passa, dice il Vangelo, uno qualunque, magari anche neanche considerato, tant'è vero che il termine samaritano, che a noi suona così bene, in realtà per un uomo al tempo di Gesù era sinonimo di bastardo. Già, quello che aiuta alla fine è un povero bastardo che passava di lì. È curioso. E se ci pensiamo bene, può essere successo anche a noi di vedere persone a pezzi aiutare chi magari aveva solo una crepina,
una piccola crepa e si credeva di essere chissà quanto disfato o chissà quale sofferenza, e proprio magari chi era molto più a pezzi di lui lo stava aiutando. Ho letto questa frase: le incontri per caso, le persone speciali, poi scopri che ne avevi bisogno, poi scopri che non era un caso. Bellissimo. Le incontri per caso, le persone speciali, poi scopri che ne avevi bisogno, poi scopri che non era un caso. Spesso non ci accorgiamo, proprio quando, se ci mettiamo nel posto della persona bastonata, della persona fragile, ci rendiamo conto di quanto non ci accorgiamo dei samaritani, delle persone che vengono a darci premura e attenzione, che Dio non ci fa mancare. Quante volte non abbiamo permesso a Dio di aiutarci, non abbiamo permesso a Dio di avvicinarci solo perché noi eravamo convinti che l'aiuto ci arrivasse da altre persone, da altri canali, in modo diverso rispetto a quello che pensavamo noi, che credevamo noi, che ci aspettavamo noi. È proprio vero. Le tracce preziose della vita non sono mai le scie di Bauscia, ma sono le cicatrici. Le cicatrici che parlano di ferite curate e di lotte superate. E quando una cicatrice racconta una ferita curata e una lotta superata, si trasforma in sorriso. Perché le cicatrici dicono che è stata dura, ma i sorrisi dicono che ce l'hai fatta. E un sorriso non è altro che una semplice curva che raddrizza tante cose. Una semplice curva donata che raddrizza tante cose, è un segno che resta indelebile nella nostra storia personale e nelle storie di tante persone con cui percorriamo la strada di tutti i giorni, spesso da Gerusalemme a Gerico.